Ciao ragazzi, io sono Emanuele e bentornati sul mio canale. Oggi vi parlo delle letture che vorrò fare quest'estate. Arriva leggermente in ritardo questo video, sarebbe dovuto uscire qualche settimana fa con l'arrivo effettivo dell'estate, però dai, siamo inizio luglio, mi perdonerete sicuramente. Sono abbastanza soddisfatto perché nonostante gli esami, ho già letto un libro, non corto, sono a metà di un altro e quindi quest'estate la mia TBR la sto iniziando a smaltire, perché adesso ve la esplicito a tutti voi, però nella mia testa la TBR già ce l'avevo in mente a inizio giugno. E sono abbastanza, no, non abbastanza, per il momento sono soddisfatto, sto procedendo giusto sul piano di marcia. Allora, i primi due libri che vi mostro, uno l'ho già letto e uno e il secondo che vi mostrerò sono a metà, mentre gli altri ovviamente dovrò ancora leggerli nei giorni che verranno, nelle settimane che verranno. Allora, vi ho fatto una capatanta su Instagram, quindi già lo sapete, il primo libro che ho letto quest'estate, tra l'altro ho iniziato il giorno del mio compleanno, il 12 di giugno, è L'enigma della camera 622 di Joël Dicker. Questa copertina meravigliosa, subito dopo questo video registrerò anche la recensione. Quindi non so se pubblicherò prima la recensione di questo libro oppure questo video. In ogni caso non mi dilungo più di tanto, vi dico solo che mi è piaciuto veramente tantissimo. L'ho divorato in neanche una settimana, in 5 giorni, e sono pam 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 pam, 632 pagine. È diverso rispetto a quello che mi aspettavo, perché noi siamo rimasti con la scomparsa di Stephanie Meyler, puramente investigativo, un giallo a tutti gli effetti. Questo si presenta come un giallo, però si sviluppa in un modo molto diverso. Io l'ho definito come il mix perfetto tra il libro dei Baltimore e la verità sul caso Enrique Bert, oppure la scomparsa di Stephanie Meyler in quanto investigativi, perché in questo libro, certo, c'è da investigare su un omicidio, ma non è strutturato come gli altri, ovvero c'è un detective che indaga. No, noi piano piano scopriamo quello che succede vivendo tutte le dinamiche familiari e anche di altro genere dei nostri protagonisti. Quindi non c'è proprio un detective che va a interrogare o robe simili, no. Sono tutte dinamiche familiari che mi hanno riportato molto alla memoria come era strutturato il libro dei Baltimore. E quindi mi è piaciuto veramente tanto, pieno di colpi di scena. A sto giro non ci ho capito nulla. Con Stephanie Meyler avevo capito subito cioè cosa ci stesse dietro, con questo assolutamente no. Però non dedichiamoci troppo tempo perché appunto registrerò la recensione. Subito dopo questo, nella mia TBR c'era un libro che avevo iniziato in realtà a fine maggio, per essere poi stato abbandonato al capitolo 3 per colpa dell'inizio degli esami, poi è uscito il libro di Joël Dicker, e appena ho finito il libro di Joël Dicker mi ci sono ributtato. Sulla ballata dell'usignolo e del serpente, prequel degli Hunger Games, sono esattamente quasi a metà in realtà, una decina di pagine, raggiungo metà libro e anche questo ve l'ho preannunciato su Instagram, purtroppo non mi sta piacendo. Allora no, dire che non mi sta piacendo è un po' troppo. Mi sembra un libro non scritto da Susan Collins, che si è contraddistinta nella saga, nella trilogia originale di Hunger Games, per uno stile di scrittura coinvolgente, dinamico, che proprio ti lasciava col fiato sul collo ad ogni capitolo. Qua in realtà io sono a metà libro e continuo a dirmi: succederà qualcosa? Forza! Cosa sto scoprendo in più sulla storia? E questa cosa mi dispiace veramente tantissimo, perché Hunger Games è stata la prima trilogia che io lessi distopica all'epoca, me ne innamorai, sono attualmente completamente innamorato di Hunger Games, avevo delle aspettative altissime. Penso che siano state le aspettative troppo alte a fregarmi con questo prequel. Però vabbè, lo prendiamo per quello che è. Sto facendo fatica a procedere con la lettura perché non mi va avanti, però devo assolutamente farlo fuori entro questa settimana, perché settimana prossima devo iniziare a leggere un altro libro che è un must have all'interno della TBR di tutti quest'estate. E sto parlando del Mare senza le stelle. Non possiedo ancora la mia copia cartacea, vi lascio qua la copertina. Il nuovo romanzo di Erin Morgenstern. Erin Morgenstern è la stessa scrittrice che ha scritto Il Circo della Notte. Voglio rileggere anche questo libro dopo aver letto il nuovo di Erin Morgenstern, perché il suo stile di scrittura è veramente pazzesco. Questa è ancora l'edizione rigida, che non si trova più in giro. E ho deciso di partecipare, sono stato contattato dalla casa editrice, la Fazzi, la Lane Young Adult, per partecipare al lancio di questo nuovo romanzo che arriva in Italia. Pare essere un fantasy pazzesco, originalissimo, e io non vedo l'ora di averlo tra le mani, e quindi devo far fuori Hunger Games abbastanza in fretta per poi procedere alla lettura di Il Mare senza le stelle. Una volta fatta questa lettura, in concomitanza uscirà anche la versione italiana di Crescent City, La casa di terra e sangue. L'ho già preordinata su Amazon, questa è la versione inglese, la Waterstone Edition, con semplicemente le pagine rosse, e ero indeciso se dare la precedenza a questo oppure finire la trilogia di Akutar, che mi manca soltanto l'ultimo. Ho deciso di dare la precedenza a questo perché è un'uscita fresca, voglio
leggerla subito anche perché di Akotar ormai i personaggi si sanno anche quando vedo delle foto sull'internet, capisco. A sto giro di questo romanzo, essendo il primo, non ho mai letto nulla, non capisco nemmeno quando vedo delle fan art, delle citazioni o quant'altro e mi dà fastidio. Quindi voglio conoscere i personaggi di questa nuova trilogia della Mass, penso sia nata come una trilogia, ma con la Mass non si può mai sapere. E quindi subito dopo Il mare senza le stelle, la certezza è che mi butterò sulla casa di terra e sangue della Mass. Allora, la trama, devo dire la verità, non mi fa particolarmente impazzire. Rispetto a Saga del Trono di Ghiaccio, adoro. Akotar non mi è piaciuto, Akomaf mi è piaciuto molto, chissà Akowar. Questa trama invece non mi ispira particolarmente. Sono anche tante pagine, sono curioso però di vedere la Mass se, come ha sviluppato questa storia. Ecco, quindi mi ci butterò completamente mentre sarò, penso, in montagna. Finita la lettura della Mass, voglio un attimo staccare dal genere fantasy come ogni estate, mi butto su Agatha Christie e sono indeciso su due suoi libri, o La serie infernale oppure Poirot Assai Scorte, che è il primo libro pubblicato dalla Christie. Ora, sono molto indeciso perché la mia testa mi dice vai, segui un ordine cronologico e buttati su questo, però non lo so perché anche la trama di questo mi ispira tantissimo. Quindi se qualcuno di voi che mi sta guardando li ha letti entrambi e mi sa dire quale mi consiglia di più, mi fareste un favore gigante perché almeno mi togliete dall'imbarazzo di dover scegliere, e io penso che comunque la Christie sia un evergreen in qualsiasi momento, in qualsiasi stagione, in qualsiasi perché. Soprattutto se, almeno per quanto mi riguarda, se leggo tanti libri di fila dello stesso genere, a me piace a un certo punto staccare con la Christie e buttarmi su un bel investigativo, un bel giallo che con me si va sempre sul sicuro. Ci sarebbe in programma con una mia amica di fare una lettura un po' particolare, un po' impegnativa. Questa mia amica è la stessa ragazza di cui vi parlo a volte, a cui ho fatto scoprire Sarah J. Maas, si è innamorata della saga del Trono di Ghiaccio, l'ha letta in pochissimo tempo, ha appena finito tra l'altro di leggere anche la trilogia di Akotar, mi ha superato perché ha finito Akowar qualche giorno fa, io non ho ancora iniziato, e si sta interessando al genere fantasy e voleva buttarsi quest'estate sul priorato dell'Albero delle Arance, questo mattonazzo pazzesco. E ho detto, ma guarda, allora io ho questi programmi in mente, però se riesco a farci stare anche questo, io sono contentissimo. Io questo libro l'avevo iniziato quando era uscito a Natale, tra l'altro, sì. Me lo aveva inviato la casa editrice, la Oscar Wilde, ma purtroppo poi ho iniziato la prima sessione di esami della magistrale che mi ha colto un attimino alla sprovvista, non me lo immaginavo così. E quindi capite bene che, insomma, non era il momento più indicato per questo. E quindi l'ho abbandonato, però mi ricordo che le prime 50-60 pagine che avevo letto, era Kindle, quindi su qua non è segnato, mi erano piaciute tantissimo, mi avevano preso ed erano volate, cioè mi sono trovato a pagina 60 e ho detto, pagina 60, come ho fatto ad arrivare già a pagina 60? E quindi voglio fare il possibile per sbrigare tutte le letture che vi ho citato fino ad adesso, per lasciare spazio anche al priorato dell'Albero delle Arance che lo voglio troppo leggere perché è talmente bello che secondo me mi farà volare altissimo con questi draghi. La trama mi trasmette molte positive vibes e quindi mi ci voglio buttare a capofitto. Spero non mi deluda. Sono proprio curioso di portarmi a giro questo libro gigante e fare tipo un po' l'intellettualoide in giro con tutti che magari passano il tempo, non so facendo cosa, io pam, tiro fuori sto mattone e lo leggo. Ma il manuale di diritto privato? No, il priorato dell'Albero delle Arance. E quindi anche questa la metto dentro nella TBR, spero di portarla a termine, però questo non lo so. E queste sono più o meno le cose certe che leggerò, anche perché mi sono usciti tutti i voti degli esami, li ho passati fortunatamente tutti anche molto bene, quindi a settembre non ne dovrò fare altri, quindi io fino al 14 settembre sono in vacanza. Vi butto dentro anche qualcos'altro, che sono quelle cose che vorrei leggere, che se non faccio adesso, cioè quest'estate, comunque le farò a settembre, appena avrò modo. Appena finisco di leggere tutti questi libri, devo assolutamente finire la trilogia di Akotar. Anche perché ho il vocal di questa mia amica di 5 minuti e passa in cui sclera sul finale della trilogia, quindi devo assolutamente leggerlo quanto prima, per poi leggere a settembre, spoiler per chi non lo sa, a settembre uscirà Torre dell'Alba, che è il penultimo nella saga del Trono di Ghiaccio, e io per quella non vedo l'ora. Impazzisco per quella saga e voglio finalmente, io spero che entro fine anno pubblichino anche l'ultimo, così stiamo tutti sereni, stiamo tutti tranquilli e posso godermela al 100%. Concludo facendovi vedere un fumetto, io di solito non leggo fumetti, ma questi mi ispirano veramente tantissimo, ve li ho già fatti vedere nell'haul dei miei regali di compleanno e sto parlando della serie di Lock and Key. Come faccio a farvi vedere? Qui, queste cose nere di fianco ad Harry Potter, no, non ma raga, che disagio, non riesco a indicarvele.
quelle sono tutti i fumetti della serie, sono 7 volumi, in realtà 6, il settimo è un insieme di racconti, e mi piacerebbe, oddio, non penso leggerla tutta, però qualche volume mi piacerebbe leggerlo. Questi sono veramente delle letture molto veloci, quindi potrei intervallarle tra un romanzo e l'altro, quindi insomma Locke & Key mi piacerebbe buttarla dentro, anche se in effetti è più di un Halloween vibe, però poi non vorrei mi spaventasse troppo ad Halloween, quindi lo leggo quando c'è il sole splendente. E nulla ragazzi, questi sono i programmi che ho per l'estate inerenti ai libri, cosa leggere e cosa non leggere. Fatemi sapere se avete letto i libri che vi ho mostrato, cosa ne pensate, e soprattutto fatemi sapere voi che programmi avete per quest'estate e cosa intendete leggere. Ora io devo spegnere tutto perché le luci di Barbara D'Urso che mi puntano addosso con 40 gradi all'esterno mi stanno veramente facendo sbarellare. Spero che la mia TBR vi sia piaciuta e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!